Tornati ragazzi, nell'episodio precedente abbiamo appena raggiunto Sky High Bridge. Una zona molto molto curiosa, devo dire. Allora, qui abbiamo una medaglia che però non possiamo raggiungere qua. Bisogna fare un giro per Rabi Rabi Park. Allora, dunque, stando alla mappa. Questa musica mi ricorda un po' Cave Story. Stando alla mappa, guardate. Il Vanilla, ormai sapete che si trova molto distante da noi, però abbiamo raggiunto la zona. Allora, vabbè, come sempre facciamo tutto quello che si fa appena raggiunto una zona. Esploriamo un po' la cazzo di cane alla ricerca di power up e sconfiggendo i nemici per guadagnare N. Così poi qua, prima di affrontare la Warp Destination, possiamo prenderci un bel po' di power up che ci garantiscono una bella vittoria. Intanto sono dei soldati carte da gioco, tipo Alice nel Paese delle Meraviglie. Sembra come se il palazzo stesse crollando. Oh, molto bene, vai, accendiamo la Warp Stone di Sky High Bridge. Perfetto, intanto usa tanto. E cerchio il tasto per tornare indietro. L'ho appena scoperto ora, X non fa niente. Cioè, quindi per tornare indietro da una Warp Stone io devo... No, lasciamo stare. Allora, qui... Ecco appunto, un uovo di Pasqua, vai. Grande. C'è un tuomp versione niciosa, aspettate un attimo. Niente. Oh, wow, 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 ferma un attimo. Caro, qui. Ma questo è come uno dei Devani Lovers sul bordo della base segreta, ma niente di che. Ci siamo già stati. Via, dobbiamo tornare in alto allora. Aspetta un po'. Ah no, qui ok. Beh, dobbiamo solo rifare il giro, ragazzi, dai. Sembra molto Cave Story, ora nel mio let's play di Cave Story 3D, che peccato l'ho continuamente sospeso, c'era poco interesse, ma Cave Story è una delle storie più interessanti che io abbia mai visto in tutti la storia dei videogiochi. Ho sospeso, peccato, ma non c'ero arrivato, ma c'è un punto di Cave Story che mi ricorda proprio questa zona qui. Me la ricorda proprio benissimo. Allora, occhio a non cadere nel precipizio, vai. E proseguiamo per di qua. Qui tutti i buchi qua di sotto la ci riportano a quella stanza lì, credo. Vai! Un HP, un health plus. Oh, si cade spesso in cristallo, Maledizione! Niente, troppo tardi, volevo saltare ma non ha saltato. Erina, vedi non farmi arrabbiare, sennò penso di fare il coniglio arrosto questa sera a cena, Sono i tuoi versione viciosa. Oh, bene, una zona di salvataggio. Aspettate un attimo. Qui però siamo andati un po' troppo lontani perché... Mi sembra... Ah no, non siamo lontani, siamo arrivati alla zona dove c'è l'aiutante. Perfetto, vai. Alla grande. No. Qui siamo nella zona dove c'è l'aiutante. Grandioso. Eccoci qua. Ecco Vanilla, la sorella di Cioccolà. Guarda Irina, questa persona sembra Cioccolà, forse è la sua piccola sorellina. Sembra proprio una gattina e ha gli stessi vestiti, potrebbe essere. Cattive persone. Ah no, non era affatto, questa è proprio inemozionale. Che ah, giusto, le due sorelle, quando vi descrivo le sorelle Vanilla e Cioccolà mi sono confuso con un'altra coppia di sorelle che vedremo più avanti. Vanilla ha incontrato persone cattive, spaventata. Persone cattive? Sorellone ha detto che le persone con le orecchie da coniglio sono cattive. Per favore, state indietro. Vanilla si arrabbierà se ve ne andrete ancora più vicino. Parla in modo strano. Come possiamo comunicare con lei? Vanilla sta cercando sua sorella. Vanilla si arrabbia. Aspetta, noi non siamo persone cattive. Abbiamo incontrato tua sorella. Sta andando a Rabi Rabi Town. Vanilla ha detto che... Vanilla pensa che questa sia una bugia, siete delle bugiarde. Ma perché questo continua a cadere? Vai, chi ti attacca per la seconda volta? Vanilla livello 21, è più forte di Cioccolà. Sì, perché Vanilla e Cioccolà non sono i capi di sorelle, ce n'è un'altra, sono Nixie e Nieve, che incontreremo più avanti, quelle sono come un po' come vi ho descritto. Allora, una è Tsundere, questa mi sembra più Kudere invece, che non lascia trasparire i sentimenti e... è impassibile, ma in fondo buona. Allora, via, non ci resta che fare la stessa cosa che abbiamo fatto per Cioccolà, ragazzi. Dai, andiamo con una combinazione di attacchi micidiale per decimarle molto velocemente la sua vita. Cioè,
Samuele, cazzo, continui ad attaccare però. Che cazzo, veramente. Vai. Andiamo un attimo magia, usiamo un attimo quella verde. Ah, ecco, vai, quella verde. No. Come ho detto, solo due proiettili su quattro la colpiscono. Healing, perfetto, guardate, la magia verde ci cura dagli attacchi, ecco, direi che è utile ora che Vanilla è saltata fuori. Dove cazzo sei? Eccoti qua, vai. Dai, dai, cazzarola. Oh merda, ecco, specializzato di Vanilla cioccolai, blocchi. Questa funziona in modo un po' diverso, l'ho realizzato troppo tardi. Dai. Perfetto, questo l'abbiamo invitato proprio per bene. Dai, si è caricato un po'. Vai, 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 sta per cedere. Un attacco speciale. Sarona. Vede, proprio un bullet hell misto a platform, misto a GTR. Cioè, questo gioco come si fa a non amarlo? Lo amano tutti praticamente. Anche chi non è uno sfigato appassionato di giapponese minchiate. Questo sembra diverso. Sei veramente una coniglietta. Volevo dire, visto Vanilla? Sì, una volta era una coniglietta, ma in un qualche modo mi sono trasformata. Che strano. Scusa, Vanilla non lo sapeva. Vanilla pensava sempre che le persone con le orecchie da coniglia erano cattive persone. Scusa per essere stata maleducata. Non c'è bisogno che mi chiedi scusa. La reazione di Vanilla era normale, sono spaventata anch'io da quelle persone. In questo caso... hai un po' di tempo libero, Vanilla? Mi piacerebbe che ci aiutassi con la magia. Avete il mio bisogno di aiuto? Dove? Rabi Rabi Town! La padroncina Rumi sta aspettando tutte quante voi, ma Vanilla sta ancora cercando la sua sorellona. Quando abbiamo incontrato tua sorella prima, ci ha detto che stava andando a Rabi Rabi Town. Dovresti essere in grado di trovarla lì. Veramente? Ma se se n'è già andata, allora... Ma Vanilla vuole vedere Rumi, quindi Vanilla manca. Va bene, quindi anche Vanilla ci aiuta. Ora abbiamo proprio tutti gli aiutanti per questo capitolo. Perfetto. Andiamo. Qui? Oh, qui aspettate un attimo. Ora non ci possiamo proprio neanche accedere a Varia, ok? Possiamo solo vederla in anteprima. Ma se c'è una Warpstone qui nelle vicinanze... Ecco, il Floating Graveyard. Questa è un'area veramente tosta. E non ci possiamo proprio fare nulla, possiamo solo vederla così in anteprima, perché servono tante abilità per poterci accedere. Ma se qui c'è una Warp Stone adesso, mi piacerebbe un attimo accenderla per poi tornare a Rabi Rabi Town. Vabbè, era qui da qualche parte, forse qui sotto. No, qui, ecco. Me la ricordo bene, Floating Graveyard, poi ci abbiamo da andarci un sacchissimo. Floating Graveyard, sì, il cimitero fluttuante, dobbiamo andarci un sacco poi. Intanto accendiamo, ecco, già qui anche la Warp Stone e niente. Andiamocene a Rabi Rabi Town. Sì, non abbiamo più aiutanti da trovare nessuna paglia. Sì, perché per ora fare nuove missioni dobbiamo terminare per forza, hai capito? Quindi andiamo a Rabi Rabi Town, via. Con 20.000 yen penso si potrebbe fare molto di più. Allora, andiamo al negozio di Miriam. Dai. E compriamo un po' di cose. Allora, dunque, direi attack up stavolta. E... oh, Body Clover, questo cosa fa? Non si sa cosa fare. Compriamolo, male non può fare. Ah, questo permette a Irina di usare il Bunny Strike. Però come mossa non me la ricordo. Allora, vabbè, prendiamo un Regen Up allora, ok. Questi attack up mi suonano, ne avevo bisogno perché... cioè, siamo forti in difesa, sì, ma nell'attacco pecchiamo molto, se devo essere sincero. Quindi, ora che abbiamo tutto, salviamo di nuovo la nostra partita. E ci rivediamo alla prossima, ragazzi, dove finiremo il capitolo 2 per iniziare il terzo. E ci aspetta un'altra zona della Warp Destination. Quindi, ragazzi, chiudiamo qui di fronte alla nostra adorata padroncina Rumi. E noi ci rivediamo alla prossima. Ciao!